Anche quest'anno è Halloween, la festa dei santi, dei grandi amici di Gesù che per noi diventano modelli di vita. Vi propongo alcune iniziative per vivere bene questa festa così importante. Il foglietto con i quattro santi di quest'anno viene distribuito in chiesa, a catechismo, e lo trovate qua sotto in descrizione nel video di YouTube in PDF. Il cartellone che verrà distribuito anche questo in chiesa e a catechismo, l'invito è quello di appenderlo alle nostre porte, alle nostre finestre, in modo da riempire i nostri paesi di volti belli e non di zucche, mostri, ragnetti e cose del genere. L'altra proposta grande è per domenica 31 ottobre, alle ore 20:30, nella chiesa della Pieve di Coccaglio, una preghiera di adorazione animata con musica e testimonianza proprio per celebrare, per festeggiare questi santi. Vi aspetto tutti. Vediamo allora quali sono i quattro amici di quest'anno che ci accompagneranno a conoscere la meravigliosa avventura della santità. Ecco Giuseppe Moscati, un grande medico che ha saputo conciliare fede e scienza e ha fatto un mondo di bene a tantissime persone. Ecco Chiara Corbella Petrino, una mamma che ha affrontato moltissime difficoltà, ma sostenuta dalla fede non si è mai sentita abbandonata dal Signore. Oh, questo è un giovane fantastico, è Matteo Farina. Con il suo amore per il Signore si sentiva un infiltrato tra i suoi coetanei per poter annunciare a loro il Signore. E poi una suora, Suor Claire Crockett. Facile essere santi quando si è suore. Leggete la storia, vi accorgerete che è una vita interessantissima. Pensate, da giovane era una attrice promettente e poi capisce che il Signore la sta chiamando. Diventa una suora missionaria. La vediamo sempre con la chitarra e con il sorriso. Mi dimenticavo, l'appuntamento più importante, il foglio dei santi, il cartellone, Halloween il 31 di ottobre, ma il momento più importante, lunedì 1 novembre, tutti a messa per festeggiare i nostri amici santi. Buon Halloween a tutti!